Dal 6 marzo potranno essere presentate le domande per il reddito di cittadinanza. Siamo andati in giro con la nostra telecamera per raccogliere alcuni pareri in libertà su questa misura intrapresa dal governo, in particolare dal Movimento 5 Stelle, per far fronte alle povertà. Bene, dicono gli intervistati, ma occhio ai soliti furbetti che in Italia non mancano. Lo voglio anch'io il reddito di cittadinanza, no? Cioè io mi alzo mattina alle 5 perché non devo avere un assegnetto, pure io sono cittadina italiana. Voi mi dite, tu il lavoro ce l'hai, capito? Però, cioè, secondo me è una cosa che porterà a creare casi. Siamo italiani, no? Divorzi di persone che stanno benissimo insieme, figli che improvvisamente vanno a vivere da soli perché se vanno a vivere da soli tocca l'assegno. Come gli è venuto in mente? Siamo in Italia, non va fatto in questo modo. E mi piace questo tentativo di aiutare, dopo anni e anni, direi quasi decenni. Ho visto e ho letto le condizioni richieste per avere questo reddito. Speriamo che riescano a controllare tutto, insomma, perché siamo un popolo di furbetti, questo è vero. Chi non ha nessun reddito, nessuno si occupa di loro, chi ci deve pensare se non lo Stato? Dopo bisogna vedere naturalmente se questi sono in regola, come se rinunciano al posto di lavoro. Ci vogliono i controlli, cose che non facciamo in nessun campo fino adesso. Speriamo che adesso si facciano. Per me è una cosa buona, anche perché ho fatto tanto anche per votare i 5 Stelle, perché sono gente del popolo per me. Anche per ridare stimolo alle persone che sono senza lavoro serve un qualcosa. Dovrebbero alzare un po' più il limite del reddito, se anche di una persona metterà la seconda uno stipendio in più, insomma. Buongiorno, possiamo disturbarla? A che proposito? Reddito di cittadinanza. Che andava fatta meglio. Cos'è che non le quadra? Direi quasi tutto. Ma perché dice siamo in Italia? Anche. E quindi gli italiani sono un po' furbetti? Indubbiamente. Ma prima del reddito di cittadinanza dovrebbero venire gli investimenti, quindi i lavori per dare il lavoro. Perché altrimenti queste persone che prendono oggi il reddito di cittadinanza, domani come fanno ad avere le opportunità di lavoro? Perché il lavoro si deve creare, non si deve dare l'elemosina alle persone. Il lavoro dà la dignità all'uomo, quello non è dignità. E poi chissà quanti imbrogli ci saranno pure. Anche... No, ci sono i furbi. Chi li vuole, ma ci sta chi si vuole grattare la pancia. Abbiamo avuto veramente tanti soldi che si disperdono in mille rivoli, quindi non mi sembra scandaloso investire delle somme importanti nel reddito di cittadinanza. Money, 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 money.